che ci dice il messaggio della Regia della Pace, 25 aprile 2016. Ciao Maria. Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Oggi 25 aprile, come ogni mese, anche oggi la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, il mio cuore immacolato sanguina guardandovi nel peccato e nell'abitudine peccaminose. Vi invito, ritornate a Dio e dalla preghiera affinché siete felici sulla terra. Dio vi invita tramite me perché i vostri cuori diano speranza e gioia per tutti coloro che sono lontani. Il mio invito sia per voi balsamo per l'anima e il cuore, perché glorificate Dio Creatore, che vi ama e vi invita all'eternità. Figlioli, la vita è breve, approfittate di questo tempo per fare il bene. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Danas kausvako, dvacet petok u mjesecu, Gospa je dala ovu poruku. Draga djeco, moje bezgrešno srce, krvavi gledajući vas u grijehu i grešnim običajima, pozivam vas, vratite se Bogu i molitvi, da vam bude dobro na zemlji. Bog vas preko mene zove da vaša srca budu nada i radost za sve one koji su daleko. Nek vam moj poziv bude melem da dušu i srce da bi slavili Boga stvoritelja koji vas ljubi i poziva u vječnost. Dječice, živite, život je kratak. Vi iskoristite ovo vrijeme da činite dobro. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. E Mario, cosa pensi di questo messaggio? Mi sembra molto severo nei nostri confronti, anche se è pieno di sollecitudine materna. Sì, Padre Livio. Era quando la Madonna ha cominciato a dare messaggio, mi sono bloccata. Praticamente ho pensato, non so se sarò in grado a trasmettere il resto, perché quando la Madonna ha detto il mio cuore immacolato sanguina guardandovi nel peccato, ho detto Signore Gesù, la Madonna ha usato una parola così forte che io credo finora non l'ha usato. E poi la parola sanguina, sì, la parola sanguina guardandovi mai nel peccato e nell'abitudine sì, peccaminose, sì sì, e per me è stata una cosa così forte, perché di solito la Madonna comincia, cari figli, pregate, poi se ha da dire qualcosa di forte lo dà, mi sembra al fine, quanto ho capito. Questa volta ha cominciato già così, mio cuore immacolato. E per me è stata una cosa molto scioccante che la Madonna ha dato questa espressione. Ma comunque, Maria, è che noi siamo nel peccato e molte volte neanche ce ne rendiamo conto e diciamo che non è peccato, ci scusiamo e diciamo che non è peccato quello che è peccato, forse, e questa è la cosa ancora più dolorosa. Sì. La Madonna anche, lei dice, Dio vi invita tramite me perché i vostri cuori siano speranza e gioia per tutti coloro che sono lontani. E lei ci invita, sì, lei, il mio invito sia per voi balsamo, lei ha usato anche questa parola balsamo. E è una cosa che vediamo ogni giorno, la Madonna è questa speranza, questa gioia, questa che lei dice, che tempo, la vita è corta, è breve la vita, e dice approfittate facendo del bene, facendo del bene a voi, perché facendo del bene a altri fate anche bene a voi. Se pregate sicuramente la preghiera vi porta
a essere più santi, più buoni, più vicini a Dio, perché abbiamo un segreto è la preghiera, e questo segreto ci avvicina, questa è la parola magica, questa è chiave del nostro cuore, che possiamo avvicinarci a Dio attraverso la preghiera alla Madonna, e che possiamo vivere i suoi messaggi se cominciamo ancora di più, anche pregando ci avviciniamo alla eternità, all'invito di Dio creatore. Maria, sabato scorso c'è stato in piazza San Pietro il giubileo dei ragazzi, no? E c'erano tanti. Non ho sentito, padre Livio. Sabato scorso c'è stato in piazza San Pietro il giubileo dei ragazzi, degli adolescenti, 100.000 ragazzi in piazza, sì. E c'erano tanti sacerdoti che li confessavano. È deceso anche il Papa per confessare i ragazzi, insomma. Ho visto, mi ha dato una grande gioia, perché la cosa che è bella è che questo che la Madonna chiede, che ormai in chiesa si è dimenticato, se non c'è Međugorje, la confessione nelle nostre chiese non si fa più quasi. E la Madonna qua da anni che insiste, prendete un sacerdote come guida spirituale, dove potete conoscere e riconoscere cosa è peccato e cosa non è peccato. E vedere il Santo Padre sulla piazza di San, mi sembrava prima a Međugorje intorno alla chiesa, sul prato dove andavano sacerdoti a confessare. Così anche questo momento dove Santo Padre è andato in mezzo giovane a confessare mi ha dato una gioia immensa, perché io ho subito collegato la Međugorje con Piazza San Pietro, il prato di Međugorje con la Piazza San Pietro. Sì, ci sono ancora delle foto di quel mese di agosto, quando la Madonna, quando tutti andarono a confessarsi in chiesa, e c'erano tutte le sedie dei frati disseminate nel prato e le file delle persone. Ma questo per dire, Maria, che se siamo nel peccato e che se abbiamo abitudini peccaminose, dobbiamo uscirne fuori, cioè se ne esce fuori con la conversione, con la confessione e con il proposito di non peccare più. Insomma, questa è una cosa di cui dobbiamo prendere coscienza, cioè vivere nel peccato significa vivere nel male e anche nella infelicità. Il primo passo da fare è proprio quello della confessione. È vero, perché la Madonna ci sta dando gioia, la vita e eternità. La Madonna ci sta invitando, in realtà Dio ha mandato, lei ha detto tante volte, Dio mi ha permesso di essere con voi, di chiamarvi, invitarvi, guidarvi. È quello che la Madonna sempre ripete. E se siamo nel peccato, siamo nella tristezza, siamo nella perdizione, non soltanto dell'anima ma anche del corpo. Invece la Madonna ci chiama alla gioia, ci chiama alla eternità, ci chiama affinché siete felici sulla terra. Dice, vi invito, ritornate a Dio alla preghiera affinché siete felici sulla terra. Per dire, la Madonna non vuole la nostra tristezza, ma vuole la nostra felicità. E questo lei un continuo ripete. E senti Maria, ma questa frase qui ci fa molto meditare. Figlioli, la vita è breve, approfittate di questo tempo per fare il bene. Cioè, noi molte volte o viviamo nel peccato, e vivendo nel peccato percorriamo la via della rovina, quindi una strada sbagliata che ci porta da nessuna parte, oppure se siamo sulla strada buona, invece di camminare ci fermiamo, e invece dobbiamo ogni giorno, la Madonna ci invita ogni giorno a mettere a frutto il tempo per fare il bene, insomma, per testimoniare, per portare la speranza e la gioia a quelli che sono lontani. È vero, perché bene, quello che fa bene, se noi facciamo bene per altri, farà bene anche per noi. E la Madonna proprio questo vuole, che ognuno di noi vive bene, testimonia bene e trasmette bene. E questo bene è anche pace, anche serenità, anche gioia, anche speranza, anche Dio, perché noi stiamo bene quando siamo con Dio. Sì, e poi al di là portiamo soltanto
il bene che abbiamo fatto, tutto il resto lo lasciamo qua. È vero, perché oggi uomo moderno purtroppo si concentra su se stesso, io, quello che la Madonna già da tanti anni ha detto, voi mettete io a posto di Dio, e ci chiama, ritornate a mettere Dio nel primo posto della vostra vita. Senti Maria, fra una settimana comincia il mese di maggio, no? Quale suggerimento dai tu per questo mese della Madonna? Questo mese della Madonna per me è proprio questo messaggio. Dobbiamo con la nostra vita, con il nostro esempio, con la nostra testimonianza essere quel che la Madonna dice, sanguina, mio cuore immacolato sanguina. Noi vogliamo tappare, come si dice, a chiudere questa ferita della Madonna, essere la sua gioia. E per essere sua gioia, io dico, ritorniamo alla preghiera, ritorniamo a Dio, ritorniamo a essere felicità della Madonna, perché felicità e la gioia possono regnare su questa terra. E per questo invito tutti, prendete la Madonna come esempio, imitatela, guardatela e come lei, nell'ogni momento della vita, ha avuto speranza, ha avuto coraggio anche sotto la croce, quando suo figlio era morto, lei ha cercato apostoli che erano sparsi, disperati, spaventati, lei li ha cercato e li ha chiamato alla preghiera, li ha messo nel gruppo di preghiera, diciamo, e li ha detto, venite, andiamo insieme a pregare. Hanno pregato e è arrivata la Pentecoste. Ecco, oggi Dio ci sta mandando la Madonna per richiamarci un'altra volta di cominciare una nuova Pentecoste. Pentecoste di questo uomo che è stanco, di questo uomo che ha affranto, questo uomo che è perso, disperato, ammalato, in mille modi, non soltanto spiritualmente ma anche materialmente, perché vediamo che l'uomo di oggi è perso in tutti i sensi, perché tante ideologie che lo stanno portando sulla strada cattiva, invece la Madonna appare così a lungo e ci sta chiamando un continuo, ritornate a Dio, perché senza Dio non avete né futuro né vita eterna. Ma io vorrei anche, Maria, sottolineare che in questa parola preghiera, per il mese di maggio dobbiamo anche includere in modo particolare il Santo Rosario, specialmente in famiglia. Ma questo la Madonna dall'inizio ci ha chiamato, ci ha detto mettete Santa Scrittura nel posto visibile nelle vostre case e pregate ogni giorno. La Madonna ci raccomanda sempre Santo Rosario. Per noi è una cosa normale quasi, uno che è andato a Medjugorje, che ha abbracciato il messaggio della Madonna, significa prendere e pregare il Rosario ogni giorno, ogni giorno. Poi noi raccomandiamo se è possibile il Rosario completo, ma se possiamo fare sempre di più sarebbe bene. Ci sono le persone che pregano come famiglia, io dico cominciamo meno con una decina, per dire preghiamo come la Madonna ha fatto con noi. All'inizio ha detto sette Padre nostro, sette Ave, sette Gloria e Credo. Poi ha cominciato una parte del Rosario, poi il Rosario completo. Dipende da noi quando possiamo, ma dico possiamo a primi del mese di maggio dire cominciamo a pregare come famiglia un Rosario, misteri della gioia, perché vogliamo essere gioia della Madonna. E poi, come si dice, mangiando si impara a mangiare, così anche noi pregando impariamo a pregare. E poi quando abbiamo cominciato a pregare, senza la preghiera non possiamo vivere, come dice la Madonna. Sì, di Maria, anch'io ero a Medjugorje qualche giorno fa, mi pare che per questo 25 aprile siano arrivati a Medjugorje tantissimi pellegrini. Sì, grazie a Dio, in questo momento Medjugorje è pieno di pellegrini, aspettiamo con primi di mese di maggio, arrivano anche tanti altri. Ormai il Medjugorje, nonostante freddo e pioggia questi giorni,
siamo tanti e tante belle cose che succedono qua, perché vediamo che la Madonna opera in un modo straordinario. Senti Maria, posso dire una notizia? Per esempio, una cosa ieri molto bella che adesso condivido con voi. Io sono a Medjugorje e per apparizione mi arriva una famiglia di Medjugorje, una giovane coppia che sono venuti durante l'estate a chiedermi, perché da 5 anni tentano di avere figli, il figlio non arriva. E il marito e moglie, dopo che sono venuti da me chiedendo se potevano venire per apparizione, hanno deciso di andare anche chiedendo anche a San Giacomo di Compostela, che la parrocchia è di San Giacomo, hanno deciso di fare viaggio andando a San Giacomo di Compostela, anche chiedendo questa grazia anche da lui, che è la sua parrocchia qua. E quando hanno deciso, organizzato tutto, e dovevano prendere aereo per andare a fare questo si chiama cammino di Compostela, che sono non lo so quanti giorni, e 5 giorni prima di partenza la moglie è rimasta incinta, e così lei non ha più potuto andare a fare questo cammino, è rimasta a casa, ma suo marito con suo cognato sono andati, hanno fatto cammino anche ringraziando a San Giacomo, che hanno pregato, e la Madonna. E ieri sono arrivati e quando ho visto lei con un pancione, nono mese, ho detto: ma nessuno non mi ha detto che tu sei incinta? E lei ridendo mi ha detto: c'è Giacomino qua nella pancia. E ho detto: come Giacomino? Non è la Maria? E lei ha detto: questa volta è Giacomo, prossimo sarà la Maria. Ecco. Per dire, il Signore opera in un modo bello, simpatico, straordinario, per aiutarci, anche per sorridere a queste grazie che tante volte nella nostra vita quotidiana diventano le croci o le speranze quando Dio ci ascolta. Senti un po', in chiusura di questo messaggio, vorrei anche dare una bella notizia a Maria, no? Non so se è bella per voi di Medjugorje, ma spero di sì. Cioè che Radio Maria Bosnia, che ha la sede a Sarajevo e trasmette su Sarajevo e Banja Luka, da sabato trasmette su Mostar e anche su Medjugorje. Grazie. Così a aiuterà Dio a diventare più santi. Bene, bene. Farà solo bene per tutte le anime che ascolteranno, perché Radio Maria fa tanto bene. Sì, parlo con la lì in croato, non è in italiano. Sì, sì, sì. Bene, bene, grazie al cielo. Per dire, Radio Maria si sta allargando, giusto? Sì, 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 andrà anche in tutte le sue rovine pian piano. Bene, grazie al cielo. Bene Maria, allora concludiamo con la preghiera. Sì, concludiamo con la preghiera, e io vorrei solo dire che come sempre, a modo speciale questi giorni che sono qua a Medjugorje, ricordo tutti voi, tutte le vostre intenzioni, tutti i radioascoltatori, a modo speciale tutti ammalati, tutti anziani, tutti quelli che sono allettati, quelli che sono con la croce e con la malattia. Vi sono vicino, preghiamo per voi. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto a me onnipotente, e santo è suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato Gesù e Maria. Grazie di cuore, Maria. Padre Livio, un bacione a te e a tutti i radioascoltatori. Che Dio vi strabenedica. Buonanotte. Grazie. E un grande abbraccio da Medjugorje a tutti.